Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the Buonasera a tutti. Allora, oggi sono qui per fare un video spacchettamento così. Ok. Allora, queste cose mi sono arrivate un pochino di tempo fa, circa un mesetto. Io purtroppo non ho avuto tempo perché ho avuto dei problemi tra il tetto della casa che mi è partito e si è volato via, tra altre cose dell'azienda, insomma io non ho avuto molto tempo. Quindi oggi, siccome sono le 8 di sera quasi, ho un pochino di tempo, lo vado a spacchettare ora. A quest'ora, guardate le condizioni, sono venuta da lavoro. Allora, sono due. Due, questo è piccolino, vabbè, comunque sono due. E vi faccio vedere cosa c'è al suo interno. Allora, apro prima quello piccolo perché sono due, sono prima. Allora, questo è della linea We Make Up. E ho preso i rossettini della Ever perché c'era lo sconto del 50%. Ve li vado a far vedere sono subito. Questo è il pack esterno. Spero che lo possiate vedere. Ok. Le tonalità sono la 03, la 30 e la 29. Vi apro la 29. Allora, questa è la 29, ve lo sboccio, però mi preparo subito la carta perché questo qui si asciuga, poi non va via con niente se non con l'olio d'oliva. Allora, questo è lo scovolino, non so se si vede, ma penso di sì. E bello. Un colore che io amo colori scuri di rossetti, eh? Quindi questo è il 29, è un viola, però qui non rende, comunque è un viola. Vado a levarlo subito e viene via male anche così. Ok. Poi ho preso, che io vi dico la verità, l'ho anche già provati. Ho anche fatto delle foto su Facebook dicendo che poi ho fatto il video. Questo invece è un marrone scuro, che sarebbe il 30 se non erro. A me è piaciuto, mio marito anche, quindi l'ho preso. Eccolo qua. Quando asciuga sono naturalmente tutti opachi, perché io amo rossetti opachi, e quando asciuga è un bel marrone. E li ho pagati 7,50 euro l'uno, da 15, c'era lo sconto del 50 come vi ho detto. E poi, per ultimo, ma non per importanza, che non mi riesce a aprirlo giustamente, ok, ce l'ho fatta, ho preso il numero 3, che mi piace un casino, anche qui c'ho fatto la foto su Facebook. Mamma mia quanto mi garba. Eccolo qua, lo vedete? È bellissimo. È un colore nude, un po' sul marroncino, però un beige marroncino, insomma mi garba. Ecco. E questi sono i tre rossetti della We Makeup, della Ever, che ho preso sul sito We Makeup. Sono arrivati in un giorno. La spedizione costa veramente poco, ora mi pare 3 euro. Ora non ve la so dire di preciso perché non me la ricordo, però comunque costa veramente poco, sui 3 euro qualcosa del genere. E li ho provati, allora sono molto resistenti. L'unica cosa è, come mangiate qualcosa con l'olio vanno via subito, perché sono molto resistenti, ma vanno via con l'olio. Però se mangiate magari un panino, qualcosa che non abbia qualcosa di tanto oleoso, resistono tantissimo, va via un po' magari qui nel mezzo, ma sono molto resistenti con l'acqua eccetera, vanno benissimo. E questo è andato. Ora si va ad aprire tutto qui. Io sono contentissima di questo, non so se vedete la mia contentezza. Ok, allora inizio
con due rossetti in logico. Oh, mucca! Loro si fanno sentire perché loro sono parte della famiglia e fanno bene. Ho preso due rossetti, tanto no pochi, dite, no? Cioè, avete anche ragione, ne ho tantissimi di rossetti, però mi piacciono. Ho tipo un'ossessione per i rossetti, mi pare che ve l'avevo già detto, sia per le palette che per i rossetti. Questo è il pack esterno, è della linea Nabla. E gente, non potete capire che rossetto ho trovato. Ho trovato il nero! Sono felicissima! Non sapete quant'è che cercavo... Mi confondo oggi con le parole. Cercavo un nero opaco. Mamma mia, quant'è che lo cercavo! E l'ho trovato. Io, gente, adoro questo rossetto. È veramente strepitoso. E è bellissimo. Vi faccio vedere, cioè... Mi dispiace anche sprecarlo sulla mano, però ve lo faccio vedere lo stesso. Quando asciuga è proprio nero opaco. Guardate, bello. Mamma mia, poi che scrivenza. E devo essere onesta, anche questi qui della Nabla durano parecchio. Io non l'avevo mai usata Nabla, e l'ho preso sperando non mi facesse l'allergia. In realtà sono molto buoni. L'ho preso questo nero e... Anche questo col suo solito pack, con la scatolina, bellissima, con le stelline, con le costellazioni. Eh sì, con le costellazioni. Ho preso questo qui, è un bellissimo rosso. Qui non capisco perché la telecamera me li rende arancioni, però vi garantisco che è un rosso. È veramente bello. Dopo me lo metto. Hanno una profumazione, gente, che è fantastica, cioè è proprio un qualcosa di... Oddio, idilliaco! È questo qua. È un bel rosso scuro, però in telecamera mi si vede arancione e non capisco perché. Comunque, è questo. Ma vi garantisco che è bellissimo. Ora poi dopo tanto me lo metto, lo proviamo insieme. Uno. Vedete, se non lo levi subito, anche questi qui sono difficili da togliere, però l'abbiamo tolto. Poi prepariamoci un'altra salvietta, che tutta la via è estremamente piena. Un attimo, salviettina preparata, bevo un goccino d'acqua perché sennò mi appanno, ho una sete. Allora, ora si parte con le altre cose. Io sono molto felice, si vede? Sì, si vede. Me le dico e me le canto un po' come mi pare, però... Allora, sono tre cose che ho preso. Vi lascio immaginare la mia gioia quando mi è arrivata. La mia gioia immensa quando mi è arrivata. Allora, siccome devo fare questo famoso trucco marmade, volevo prendermi alcuni colori che sulla mia palette ci sono, ma non ci sono brillanti, sulle mie palette più... vecchiette, le mie amorine, e quindi ho comprato questa, la Revolution Ice si chiama. Ora ve la fa vedere aperta, che meraviglia, gente, che sono colori che io per me non uso, però ho tante persone che mi chiedono di essere truccate con questo colore, quindi mi va più che bene. Alcuni però li uso, non sono tutti che non uso, alcuni li uso. Intanto vi dico, il pack è come sempre in metallo, e cioè poi guardate, bello, no? Questa è la palette, guardate che meraviglia, gente, guardate che meraviglia, è uno spettacolo. Li vado a sbocciare con voi, così almeno li vedete. Sbocciamo, non li sboccio tutti perché se no non finisco più uno trade a farvi vedere. Allora, sboccio l'H2O, bello. Poi immerse Icicle, poi Glaris e poi Arctic. Allora, sbocciamo Arctic. Classic H2O, poi immerse e poi l'ultimo che è Icicle. Mamma mia, che spettacolo, gente. Guardate che spettacolo, guardate che colori, cioè la sigla è il mio preferito,
che anche se mi sta male per con gli occhi celesti, qualcosa mi ci farò. Ok. Perfetto, poi che volete che ne sboccio un altro? Ma sì, sbocciamone altri due, dai, se il video viene lungo, amen, se non lo volete vedere non lo vedete, ma io li faccio come mi armano al mio video. Se poi non li volete vedere, amen, me ne faccio una ragione, ma almeno l'ho fatto come piace a me. Allora, aspettate che mi asciugo la mano perché... Mamma mia, mamma mia. Sono stupendi, questo è un po' più difficile da mettere. Speriamo che col pennello magari renda di più. Vabbè, spettacolo, gente. Guardate che spettacolo. Via. Quello grigio Titanic si chiama, è un qualcosa di favoloso. Quello mi garba un casino. Quello me lo metto anch'io, cioè proprio. È un colore che uso molto per i trucchi, per me anche. Ok, e questa è la palette Ice. Eccola qua. Poi, aspettate, gli è venuto lo starnuto inverso al cane, un secondo. Eccoci qua. Allora, prendo l'altra. Allora, questo... È la Revolution Makeup Fire Fuoco, ecco, ho preso l'acqua e prendo insomma il ghiaccio, prendiamo anche il fuoco naturalmente. E il fuoco ci sono i colori che io uso tanto di più. Come al solito il pack è in metallo, è bellissimo, gente, cioè guardate la bellezza. Basta, voi due, guardate la bellezza. Ok, vabbè. È tutto un dire, gente, è veramente straordinario. Ok, questa è la palette. Guardate che colore, gente, è bellissimo, veramente, veramente bellissimo. Ora ve la sboccio, cioè questa va sbocciata a modino. E come vi ricordo sempre, io non dico swatch di proposito perché a me dire swatch non mi piace, ve lo dico in italiano, ve la sboccio. Allora, prendiamo il Wildfire, poi lo Smoke, il Bonfire e Extinguish. Non so come si dice. Come vedete, io e l'inglese siamo due parenti alla molta molta lontana e non ci vogliamo per niente bene. Eccoci qua. Guardate che spettacolo. Ok, non si levano quelli con brillantini. Come vi dicevo l'altra volta, non si levano neanche se si prega in giapponese. Ok, e poi vi sboccio anche. Che cosa vi posso sbocciare? C'è anche il nero, ma sbocciamo anche il nero. Poi sbocciamo il Vulcanic, poi Earth, poi il Phoenix. E poi voglio sbocciare il giallo perché voglio vedere come colora sto giallo. Va bene, è buono. Ok, no, vabbè, questo il Phoenix è bellissimo, gente. Il Phoenix è veramente bello. Questi qui ve lo dico già un pochino spolverano. Si vede già anche dallo sboccio con le mani. Guardate là, guardate il giallo come colora bene, gente. Che spettacolo! E vabbè, è bellissima, gente. Questa palette è bellissima. Poi per il prezzo che hanno, 10 euro, sono prese veramente bene. Cioè, i fan che si picchiano. Cioè, voi dovete sapere che quando io truccavo le modelle a tempi, io spendevo un botto di soldi per le palette naturali, con principi attivi completamente naturali, senza siliconi. Insomma, ho speso quanto Dio la manda, ma era un periodo che ce li avevo, quindi mi potevo permettere quelle spese. Poi io devo essere onesta, con una sfilata, a seconda di quanto facevo, prendevo più di 1.000 euro, quindi mi costava fino a lì spenderli, capito? E è stato il periodo in cui poi mi sono anche permessa lavatrice, asciugatrice, telefonino e altre cose che ho ancora qui. Basta voi due, stoppatevi. Si menano per il trono. E questa è la Fire.
A saperlo che c'erano anche Mari di marca, a parte Mari anni fa, la Revolution non c'era, non lo so perché l'ho scoperta ora, lo sapete, ve l'ho detto. Avrei speso meno, anche se devo essere onesta, buoni come i miei non sono, però sono comunque validi. Basta! Scusatemi, eh. Ma sono tremendi, cioè scombattono per chi sta sopra la sedia. Questa è l'ultima, Constellation si chiama. Ora ve la apro. Aspettate. Sono tremendi, gente. Sono tremendi. Sono piccolini e se le danno di santa ragione. Allora, come sempre, il pack è in metallo. È bellissimo. Mamma mia, questa si prova subito. E questa è la palette. Guardate che spettacolo, gente. Questa qui si chiama Constellation. Mi raccomando, scrivetevelo se la volete prendere. È bellissima. Invece di sbocciarvela, me la provo direttamente, anche se c'è già il mio trucco, cioè trucco, c'ho solo l'eyeliner e la matita, perché a lavorare è già sesta stamani, mi sono messo questo. Però insomma, allora, proviamola. Era meglio se mi struccavo e facevo il video struccata, così non stavo dietro alla linea dell'eyeliner e mi sconquassavo così. Questo colore che mi sto dando ora, gente, è il mio colore preferito. È il fucsia. Sarà capito che era il mio colore preferito, ma se non sarà capito, sì, lo capirete più avanti col tempo, se continuerete a seguirmi. Sì, è modo, tingono bene, dai. Questa è fucsia e celestial, che sarebbe questo qui. Questo qua e questo fucsia qui. Poi di qua proviamo il Saturn. No, aspetta, prima provo il Solar. Che è un tipo un oro. È un oro, anche se in video non rende molto, però vi garantisco che è un bellissimo colore. È chiaro, però c'è tutto. E poi proviamoci questo celeste nel mezzo. Questi qui lucidi sono un pochino più chiari, eh? Vedete? Si vede. Poi scusate, io però sono destra, quindi con la sinistra mi sento un po' impedita. Non sono mancina. Si vede? Sì, si vede. E poi per ultimo ci mettiamo il cluster. Cioè, proviamo il cluster, va. No, così. Voi dovete capire che quando arrivo a quest'ora sono anche mezza ciecata. Perché da stamani presto che sto a lavorare. Poi non ho passato una bella nottata, quindi mi sento molto stanca. Ok, ora mi avvicino al telefono e ve lo faccio vedere. Ok.
Ok, così avete visto anche come colorano questi. E poi mi do anche il rossetto, così almeno si vede un rossetto. Mi do quello nero, che è il mio rossetto preferito in assoluto. Quello rosso poi lo vedrete in un altro video. Olè. Ok. La gente ha rossetti neri, cioè qualcosa di favoloso. Che ci posso fare? Sono strana, lo so, ma è bellissimo. E questa è la paletta, la palette Costellation. Eccola qua. Così invece di sbocciarvela, ve l'ho fatta vedere direttamente sull'occhio. Per quanto magari non si vede benissimo, proviamo a mettere più vicino la lucina. Magari si vede meglio? Non saprei. No, secondo me si vede peggio. Non so com'è. Non lo so. Boh, si vede? Penso di sì. Allora, questo è tutto il mio ordine che ho fatto su Pink Panda e su We Makeup per quanto riguarda i due rossetti e per quanto riguarda questi altri due rossetti con le palette Pink Panda. Scusate se ci ho messo un po' a fare questo video, ma come vi ho detto, ho avuto un po' di problemi. Vedete come diventa subito opaco? Ecco perché mi garba un casino, perché è opacissimo e io adoro i rossetti opachi, è bellissimo, qualcosa di stupendo, guardate com'è bello, cioè gente, una meraviglia, bello, è bello bello questo rossetto. Oh, così si vedono a colori, aspettate, cioè fate conto che è una cosa fatta così veloce col dito un secondo per farveli giusto vedere un po' sbocciati sull'occhio invece che sul braccio. Comunque, eccoli qua. Allora, via, ti vuoi far vedere anche tu in video? Andiamo, facciamoci vedere il video. Lui, no, non mi baciare, Hope. Lui è Hope, il maschietto piccolino, che è tutto un bacio, come vedete. E poi c'è anche Mucca e Asia. Che Asia aspetta, è piccolini, quindi tra metà ottobre. Aspetta, fammi parlare dopo mi baci. Perché lui si addormenta dandomi i bacini, no? Ma ora non ti puoi addormentare in braccio a mami dopo. E niente. Asia aspetta cucciolini che arriveranno verso metà ottobre, diventeremo nonni, non vedo l'ora. E lui è uno dei piccoli di casa, il mio bambino. Hop, quello che faceva casino prima insieme al suo fratello. Ok, comunque aspettate, lo metto giù, Hop, vai. Comunque, il video è finito qui. Io vi ringrazio per aver visto il mio video. Spero che i miei prodotti che ho acquistato, non i miei che li ho fatti io, però che ho acquistato, vi siano piaciuti. Spero di avervi intrattenuto un pochino e non avervi annoiato. Lo so che i miei video durano un po' di più, amici, lo so. Però io sono così, non mi posso denaturizzare
perché qualcuno se no si annoia. A me dispiace, ma io sono fatta così, quindi i miei video dureranno sempre un po' di più. Chi li vuol vedere li vede, chi non li vuol vedere ce ne faremo una ragione, però purtroppo è così. Io voglio ringraziarvi comunque tutti per essere stati qui con me. Spero che insomma non vi siate annoiati troppo, dai. E vi ringrazio mille per l'attenzione. Siamo ritornati a 600 iscritti perché c'era stato un problema con YouTube che levava gli iscritti e li rimetteva. Ora speriamo che non mi ritocchi più gli iscritti, quindi la regola dovrebbe essere salva. Comunque, io vi ringrazio, vi auguro a tutti un buon fine settimana perché oggi è venerdì. Non so se lo caricherò stasera o domani, ora vedrò. E vi auguro a tutti un buonissimo fine settimana, una buona serata, un buon venerdì sera. Un bacio grande, guardate, non è no transfer, non rimane. Vedete? Posso baciare i miei cani senza lasciare il rossetto. Vi auguro una buona serata a tutti e vi ringrazio. Un bacio grande e grazie mille a tutti i nuovi iscritti e agli iscritti di sempre. Ciao!